No, io non so dove guardare. Cioè, guarda l'obiettivo, guarda lì fisso. L'obiettivo, certo. Uè, ragazzi, come va? Spero tutto male. Oggi siamo in compagnia di Georg. Salve. E siamo qui per trattare un argomento molto difficile. Oggi parleremo di YouTube fa cagare, ovvero il canale, ma non tanto della persona Simone, ma del suo personaggio e dei suoi ultimi video che ci sembrano essere un po' calati all'altezza in cui si era messo nei primi video. Esatto. Analizzeremo il canale di YouTube fa cagare seguendo uno schema che ci siamo fatti, in modo che tratteremo gli argomenti con precisione e cercheremo di stabilire un dialogo, come dice YouTube fa cagare. Ci siamo trovati d'accordo io e Georg, che è il mio compagno di classe, appunto a ricreazione, a parlare del canale di YouTube fa cagare. Ci siamo trovati d'accordo su molti aspetti. Abbiamo deciso quindi di raggrupparli in questo video perché ci sembrava giusto. Io poi avevo questa cosa dentro che voglio assolutamente raccontare. Sì, perché con la sua attività critica, all'inizio, agli albori del suo canale, ovviamente è stata una nuova attività su YouTube, che però nei suoi ultimi video sembra che tratti, appunto, come dice lui, per fare numero, per fare views. Iniziamo a parlare del suo metodo con cui affronta la critica. Lui si definisce un critico di YouTube Italia, in realtà lo è anche stato e lo è. Purtroppo nei suoi ultimi video, se ci sembra un po' calato, come abbiamo detto, affrontiamo la sua metodologia con cui affronta la critica. I video di YouTube fa cagare iniziano con una piccola introduzione che sembra corretta perché Simone ti porta un ragionamento che è spesso evidente e corretto in maniera oggettiva, quindi subito ci immedesimiamo in quello che dice. Alcuni video che ha trattato in passato, per esempio, non ci voleva un critico apposito per dimostrare che quei video facevano schifo, quindi ha sfruttato, diciamo, un po' i numeri iniziali che notava sul suo canale YouTube, e questo fa parte della singola esperienza di ognuno di noi. Ognuno fa quello che gli va. Sì, perché non erano tanto una critica quanto un intrattenimento a guardare quei video palesemente falsi e semplicemente un ridere con i propri iscritti, quindi non era neanche tutta questa critica. Esattamente. Inizia successivamente, dopo l'introduzione, a dare dei giudizi personali, molto più personali, che fa sembrare quasi come una verità oggettiva, assoluta, ma che evidentemente, se presi insieme, levando l'introduzione, levando le cose vere che ci sono, sono puramente dei giudizi soggettivi, personalissimi. Dopo prenderemo in considerazione alcune sue frasi dette nei suoi ultimi video e vedremo che non hanno un fondamento reale. Ora, ragazzi, voi che siete in ascolto di questo video, ditemi come può muovere delle critiche così pesanti, giudicando dei video buoni, dei video cattivi, dei video brutti, pesanti, non editati. Ditemi con quali criteri può giudicare un video buono, un video cattivo, un video bello e un video brutto. Ma soprattutto, chi gli ha dato questa carica di giudicatore di YouTube Italia? Esattamente. Ragazzi, non abbiamo di fronte il paladino della giustizia o colui che ha osato andare contro il canale di YouTube Italia, né un saggio da cui poter prendere dei suggerimenti, anche perché finora, dimmi Georg se mi sbaglio, ma non ci ha dato dimostrazione della sua bravura né nel video editing né nel creare video, sbaglio? Esatto, lui muove delle critiche a dei canali, ma non ne consiglia un miglioramento di questi, un miglioramento dei video, semplicemente smonta i loro video, il loro modo di fare video. Questo nostro video e soprattutto questa mia iniziativa, perché ci vuole coraggio a parlare, io non ho mai trattato nel mio canale YouTube, non ho mai fatto un video, un clickbait o un video dove potrei sembrare colui che cerca visualizzazioni, cosa invece questo video potrebbe apparire inizialmente.
Ora, se sono qui a parlarvi, se siamo qui a parlarvi, è perché sentiamo un'esigenza interiore, soprattutto dopo l'ultimo video in cui si lamenta della laguna in cui lui si ritrova, YouTube Italia, criticando suoi esponenti, mostrandosi vergognato dalla situazione in cui YouTube Italia sta degenerando. Paragonando YouTube Italia a YouTube America, che invece non avrebbe tanto senso. Ricordiamo che l'America ha 15 volte la nostra popolazione. Uno YouTuber da noi corrisponde in proporzione a 15 YouTuber di là. Se noi abbiamo un ciccio gamer, lì ce ne sono 15. Se noi abbiamo uno YouTuber fa cagare, lì ce ne sono 15. È normale che ci sia una mentalità differente su una piattaforma, ok? Quindi mi sembra piuttosto inutile lamentarsi di YouTube Italia. Dato che tu, Simone, ne fai parte di YouTube Italia, mi aspetto da te, visto che fai dei ragionamenti spesso molto maturi, un comportamento differente sulla piattaforma. Sento spesso, e da te, Simone, l'ho sentito molte volte, che si divide YouTube in YouTube Italia, in YouTube America, ma... Cioè, non, secondo me non esiste tanto questa divisione. YouTube è tutta un'unica piattaforma, semplicemente cambia la lingua e il luogo di creazione dei video. Certo, siamo tutti sulla stessa barca. Che bisogno c'è di paragonare gli YouTuber italiani a quelli americani? Non c'è nessun bisogno. Io sono dell'idea che ognuno di noi può portare sul proprio canale il video che gli pare, più o meno editato, più o meno parlato. Ovviamente rispettando le norme della piattaforma in cui si sta pubblicando il video, in questo caso YouTube. Nell'ultimo video lui accusa personaggi youtubers italiani come Ciccio Gamer o Favij che fanno video brutti, noiosi perché a lui non piacciono, come se il suo criterio sia il criterio moralmente più giusto. Il criterio oggettivo, quando invece lui, muovendo queste critiche, sta utilizzando come criterio il suo piacere del video o meno mentre lo guarda. La soggettività. Non funziona quasi la critica. Tu, Simone, quello che ci sembra, ho fatto un discorso prima di fare questo video per approfondire questo storyboard che abbiamo davanti, ci siamo ritrovati nel dire molto questo motto, questa frase che abbiamo, che sarebbe tutti siamo nella stessa barca, tutti siamo allo stesso livello. Ci sembra che negli ultimi video tu stai prendendo i tuoi coetanei, li stai facendo sprofondare per mostrarti un vincente. Esatto, anche Simone stesso dice che lui vuole alzare appunto l'asticella, quasi a dire anche che nessun altro ci prova oltre a lui. Lui è come se fosse l'unico a tenerci a questa YouTube Italia, fosse l'unico a dare questi contenuti di qualità che però in realtà sono uguali a tutti gli altri, se proprio vogliamo dirlo. Simone inoltre critica anche molti youtuber sul fatto che loro sono anche degli influencer. Infatti c'è questo fatto che youtuber, siccome ricoprono una vasta fascia di età, ma anche una vasta fascia di pubblico, come grandi youtuber che arrivano anche a 3 milioni di iscritti, ovviamente fanno anche molti views, riguarda molte persone. Ed ovviamente lui dice che si deve stare attenti a ciò che si dice, perché magari ti guarda un bambino che coglie la tua... Il tuo pensiero? Il tuo pensiero, sì, e poi lo assimila al suo, quindi viene formato direttamente dallo youtuber. Però non ha molto senso questo ragionamento, perché... Simone, sei tu il primo a dare dei giudizi, delle critiche, che persone che hanno poco spirito critico apprezzano, perché io ho poco spirito critico. Guardo un video di una persona che critica, mi appoggio alle sue parole, perché mi fido delle sue parole, mi sembrano... Clienti, mi sento sicuro ascoltando un suo video, perché mi sembra corretto. Non ho poi spirito critico da dire, ma secondo me non ha ragione, ok? Quindi vado a vedere il video della vittima con occhi non genuini, che non sarebbero i miei, ma con gli occhi di chi ho sentito che critica, ovvero i tuoi. In questo modo, Simone, crei non violenza, però molto forte, crei dei contrasti che sono alla base, molto probabilmente, di questo schifo di YouTube Italia che tu hai detto, ok? Sì, perché anche se Simone sembra maturo, almeno, la sua community che si è venuta a formare
Non lo è per niente, basta guardare i commenti o le persone che iniziano. Prende, c'è un canale quasi ignoto che YouTube critica e dopo due minuti vai a scorrere i commenti e vedi il flame che si crea, nonostante Simone stesso chieda sempre il dialogo, la conversazione, ma è ovvio che si va sempre a formare il flame. Anche perché YouTube è questo, sì. Più del commento, sì. Il discorso che tu stai cercando è una cosa molto difficile. Abbiamo più o meno raccolto le nostre idee riguardo YouTube fa cagare. Simone, trattiamo un po' più con, perché noi non stiamo criticando il canale né la persona né il personaggio, stiamo semplicemente dicendo che sta andando verso una discesa, una direzione che a noi non ci piace, assolutamente non è degna del suo canale. Non capisco perché gli ultimi video siano ancora online e non si sia accorto ancora Simone di questa cosa. Forse, che sono ancora online, non l'hai eliminati. Soprattutto l'ultimo video, quello in cui paragona YouTube Italia ad una palude. Video che non lo so, dice di averlo creato così a caso dopo aver subito un'incazzatura, che però non è molto coerente con tutto ciò che ha sempre affermato. Non rispetta proprio la sua linea di pensiero, perché la sua linea di pensiero è un pensiero fondato, secondo lui, scritto, ragionato su ogni singola frase, e però un video a caldo non è ragionato su ogni singola frase. Esatto, perché tutte le critiche che muove in quel video sono totalmente inutili a livello di contenutistico. Esatto. Tra l'altro faccio questa breve parentesi e poi proseguiamo con il nostro discorso. La risposta che Ciccio Gamer ti ha dato YouTube fa cagare mi è sembrata molto matura. Io non seguo Ciccio Gamer, seguo il personaggio, perché mi capita di andare su YouTube, segui, no? YouTube Italia, i fatti un po' di YouTube Italia. Sì, si sanno, sì. Ecco, una volta tramite te, una volta tramite quell'altro che commenta, io ho capto. E quindi seguo i personaggi di YouTube fa cagare. Cornetto, sì. Ciccio Gamer non l'ho mai ammirato, perché no? Non rispetta, no, e non sono suo target. Però dal video di risposta mi è sembrato molto più maturo di Simone. Assolutamente, cioè, sì. Ti dice, ti dà delle semplici frasi che potrebbero essere il video stesso di Ciccio Game come risposta alla tua critica, che sono veritiere, sono palesemente così, ma in modo molto tranquillo te lo dice. Per esempio, chi ha dato sulle spalle la responsabilità a FaviJ e a Ciccio Game di alzare l'asticella di YouTube? Ma no, assolutamente no. È come se io avessi un canale YouTube da 1 milione di iscritti e come compito avessi il fatto di portare YouTube Italia verso la vittoria. No. Ma soprattutto chi li rende, chi li obbliga a creare i loro contenuti secondo regole precise che Simone elenca come editing fatto bene, all'americana. Infatti. Video divertenti, come dice Ciccio Gamer, sì. Come ho detto anche io in video passati dove do delle mie idee riguardo il video, ci sono dei video che potrebbero essere editati benissimo, ma che a livello contenutistico non hanno niente. Ci sono dei video invece che a livello contenutistico hanno molto, ma che come video editing non serve più di tanto. Quindi chi stabilisce che un video bello è quello editato bene e tanto e che un video editato poco è brutto? Ma non sta in cielo niente, era questa cosa, Simone, ma non me l'aspetterei mai aspettata da te soprattutto. C'è una frase inoltre che sinceramente mi è rimasta molto impressa, appunto per la sua un po' paradossalità, ovvero Simone dice che gli youtubers italiani fanno video, usa e getta, per fare 3 spicci e per fare numero. E filosofia che a lui ha sempre fatto schifo. Però YouTube è diventato un vero e proprio lavoro, quindi se qualcuno vuole cercare la fortuna, vuole fare i 3 spicci, che problema c'è? È così che va il mondo, è sempre andato così, in tutti. Possiamo per esempio guardare, no, il semplice giornale quotidiano. E che cosa fa il semplice giornale quotidiano? Mica si mette a creare un repertorio storico da conservare nei libri. È semplicemente, sono i fatti quotidiani, così come un canale YouTube
può pensare di fare un video al mese fatto bene per mantenerlo per sempre nella serie di YouTube, così un video, un canale YouTube può decidere di fare video con contenuti giornalieri per accontentare i propri iscritti. Sono due filosofie diverse, entrambe corrette, perché nessuno può stabilire qual è la filosofia giusta, qual è la filosofia sbagliata, qual è sia il video che va mantenuto su YouTube, ma perché ognuno fa, ognuno è padrone del proprio, sì, del proprio canale. È vero, esatto, se qualcuno, se ad uno YouTuber piace farsi le challenge, fare video stupidini di bombolo passi, che problema c'è? Sì, non sono alti qualitativamente, ma questo è ovvio, ma nessuno li costringe a guardarli, attenzione. No. Vorremmo concludere il nostro pensiero con un'altra frase che ci ha fatto rimanere impietriti, sinceramente. Sì. Ma sempre perché tu, Simone, hai sempre portato contenuti di alto livello. Non ce lo saremmo aspettati. E delle frasi del genere ci hanno veramente toccato tanto. Perché se uno avesse aperto un canale YouTube tutto quanto schifoso e avesse detto queste frasi, non facevo assolutamente questo video, perché non sarebbe stato utile. Quest'altra frase invece ci ha un po' straniato, a me mi ha fatto un po' strano, insomma. Sì, sì. Vattene da YouTube, hai detto. A chi? Era? Esmeralda Morichelli. Esmeralda, sì, quella lì. Vattene da YouTube. L'hai detto. Sì, sì, sì. Allora, e su qui concludiamo il nostro pensiero. Vattene da YouTube, Simone. È una frase che non andrebbe nemmeno commentata, però adesso che l'ho lanciata, il sasso, devo spiegare il perché. YouTube, la piattaforma YouTube, non è di YouTube fa cagare, non è di Simone, quindi Simone non ha nessun diritto a dire a qualcuno di andarsene da YouTube, cioè, perché ognuno è libero, essendo una piattaforma libera, ognuno è libero di caricare ciò che vuole quando vuole. Questa è la mia vita, questo è il mio canale YouTube, lì c'è la mia macchinetta, lì ci sono le mie due luci, questo è il mio storyboard, io faccio quello che voglio, a rispetto degli altri, perché la libertà, attenzione, la libertà c'è dal momento in cui io non la levo agli altri. E su questo non si può. E si rimane nelle regole di YouTube. Di YouTube, perché sono una piattaforma, sto utilizzando la piattaforma per divulgare le mie idee, per divulgare i miei video, per farci soldi. Intrattenimento. Devo rispettare ovviamente la piattaforma che sto utilizzando, dato che non è mia. Non posso andare da una persona e dirgli smetti di fare YouTube, perché in questo modo, Simone, tu fai cascare il tuo canale YouTube e tutta la tua critica. Detto ciò, comunque, ovviamente noi non ce l'abbiamo con YouTube fa cagare, perché anzi io a volte lo seguo, mi piace l'intrattenimento che fa, ma appunto con queste ultime critiche non era intrattenimento, era quello suo sfogo che però non aveva senso. No, anche io seguo talvolta YouTube fa cagare perché certi video mi annoiano. Vabbè. Altri magari si mettono i gusti che l'editing, tutte sì. Cadiamo sempre nel discorso di discorso che ognuno è libero di guardare il proprio video, esatto. Che gli piace, che gli piace di più, quindi concludendo, i video sono tutti belli, ok? Perché c'è gente che gli piace, quindi finché c'è qualcuno che li guarda vuol dire sì, il giudizio sono i numeri che fa il video stesso e il mi piace. Il giudizio non è io che vengo a giudicare il tuo video e ti dico che fa schifo. Purtroppo non è quello, anzi per fortuna. Detto ciò, io credo che questo video sia finito qui. Sì. Spero vi sia piaciuto, ci abbiamo messo un bel po' di tempo per organizzarci tutto, però video particolare, no? Diverso dal mio canale YouTube che siete abituati a vedere. Un ospite speciale. Con un ospite speciale, Gheorghe. Niente, saluta. Ciao. E io vi dico invece, anziché ciao, al prossimo video. Ciao. A 1000 like, ragazzi. A 1000 like, ragazzi. Incredibilmente, un nuovo video. Spolliciate. A 1000 like, il prossimo video. Altrimenti, no, eh. No. 5000 like con me, però. Cioè che... Allora, facciamo una cosa. 5000 like, un video con la presenza di Gheorghe. Aspetta, 5000 like e 301. 5301. Ok, dai. Con 1000 like, un altro video con me.
Ragazzi, se non raggiungiamo i 1000 like, non si fanno più video, eh. Non si fanno più video, anche perché non è vera questa cosa. Comunque, per chi è arrivato fino a questo punto del video, lascia un commento con scritto hashtag forza forza. A caso. Sì. Hashtag, come dicono? Cancelletto, l'hashtag. Hashtag forza forza. Perché raggiungo... Oh, scrivetelo, se ne avete fin qua, se ne siete subiti 20 minuti di parlata, andate giù e scrivete il secondo commento. Tagliamo tutto. Tagliamo tutto, sì, taglieremo tutto.